Spero di sì, e prego perché possa essere così, perché è il senso dell'umanità e della bellezza di questa chiamata, chiamiamola così, in questo senso, perché non è assolutamente un privilegio, ma è una responsabilità che ti porta sempre di più ad amare il Signore, a metterti alla sua sequela, sul passo degli ultimi, capace davvero di servire e di amare anche la Chiesa. E questo è il senso di tutto. Come ha Grazie. reagito a questa nomina? È stata una emozionatissima, è stata una sorpresa, non me l'aspettavo. L'unica cosa che veramente ho sentito nel momento in cui sono venuto a conoscenza di questa cosa qui è stata quella di mettermi in ginocchio davanti al Signore, al crocifisso di San Damiano per la precisione, e stringermi il più possibile a Lui ed affidarmi totalmente a Lui, perché sia Lui davvero a guidarmi. E ogni volta che torna a casa c'è questo abbraccio ad attenderla. E ringrazio il Signore di questo perché anche questo è un dono. Questa terra è la mia terra, è la mia gente, qui mi sono formato, qui il Signore mi ha parlato, qui il Signore mi ha chiesto di seguirlo. Tutti questi amici sono tutti coloro che mi hanno aiutato a cogliere sempre di più la bellezza della mia vocazione e in ognuno di loro li vedo ogni giorno, ogni volta che ho bisogno di poterli incontrare, il volto di Cristo che continuamente mi dice coraggio, alzati. Vai avanti, ti chiamo. Monsignore, una vita accanto agli ultimi, gli incarichi la stanno in un certo senso allontanando. Vescovo, cardinale, quanto le manca da questo mondo? Non mi manca questo mondo, perché quello che sono oggi lo devo a questo mondo e io ho bisogno di stare dentro a questo mondo, cioè accanto a questa gente, ogni giorno. Io ho bisogno di uscire, di stare sulla strada, di andare incontro ai poveri, ai fratelli che vivono in difficoltà, per una mia conversione e per non perdere mai di vista il senso di quella che è la mia vocazione e la mia strada. Non mi manca, quello che sono lo devo a loro e ogni giorno ho bisogno di loro. Don Mimmo, Napoli è una realtà molto particolare, tu lo sai ovviamente, e soprattutto anche alla luce di quello che è successo negli ultimi giorni, tu sei sempre, perdonami, vado tu per, lo sai, Tanto vai avanti. tu sei sempre pronto a spronare le comunità a reagire. Cosa ti senti di dire in questo caso? Che bisogna continuare ad andare avanti, assolutamente, non bisogna minimamente rassegnarsi, è una realtà difficile. I ragazzi sono tantissimi, sono in difficoltà e ultimamente ho detto proprio in un ultimo incontro che ho fatto lì che noi non possiamo mai voltarci dall'altra parte. Dobbiamo avere il coraggio di saper intercettare i ragazzi, intercettare soprattutto la loro voglia di vivere, perché cambiare è possibile. Ma questi ragazzi non possono farlo da soli, hanno bisogno di punti di riferimento e noi dobbiamo esserci con i nostri limiti, con le nostre contraddizioni, con le nostre fatiche, ma soprattutto con il nostro esserci, perché più siamo autentici, più abbiamo davvero la possibilità di poter metterci accanto a loro e camminare con loro. Ed è di questo che i ragazzi hanno bisogno. Da soli non possiamo farcela, nessuno. Abbiamo bisogno di costruire quella rete che è essenziale in questo percorso. E metterci sempre davanti la logica del noi, è solo il noi che ci salva, da soli non andiamo da nessuna parte. Un'ultimissima battuta, i cardinali, oltre a scegliere il futuro nuovo Papa, danno il loro contributo alla dottrina della fede. Che cosa porterà del cammino che ha percorso? Quello che comunque è stato vissuto fondamentalmente nella mia vita, lo dicevo anche nel saluto, in quel primo pensiero che in qualche modo ho consegnato, no? Le gioie, le ansie, le attese, le speranze degli uomini di oggi e dei poveri in maniera particolare, io ho aggiunto soprattutto del nostro meridione, del nostro sud, questo è quello che io porterò con me, questo senso come dire, di speranza da una parte, ma soprattutto questo desiderio di rimettere ancora di più, ancora una volta, la bellezza del Vangelo al centro di ogni scelta. Beh, Natuzza è stato sempre un punto di riferimento straordinario. Appassionata e innamorata del Cristo crocifisso e risorto, che ha saputo cogliere la bellezza del Vangelo e di annunciarlo anche il Vangelo attraverso la semplicità della sua vita. Ecco, quello che mi piace veramente dire è che Natuzza e la semplicità erano intime amiche, ed è attraverso questa semplicità che il Signore si rivela e dona il senso della misericordia, della tenerezza.
e della bellezza del Vangelo a chiunque le incontri. Professore Di Nunzio, un ritorno in Calabria? Sì, certamente. Io ho vissuto 10 anni, sono stati 10 anni importantissimi della mia vita. E ero all'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Germaneto. Sono un genetista forense, un tossicologo forense e quindi sono un criminalista che insieme all'amico Chiara Pallotti ho combattuto tante battaglie e abbiamo assicurato alla giustizia tanti detrattori. Detto ciò, veniamo a Natuzza, la figura di Natuzza, sulla quale immagino anche lei prima di iniziare a lavorarci era un po' scettico. Un po', tanto, perché ci sono tanti mistificatori, si sente parlare, del resto ancora oggi succedono certe cose, per cui per me era quasi assurdo dover interessarmi di fenomeni, io li definii paranormali. Però qualcuno mi fece notare, ad esempio Giuseppe, mi fece notare che in realtà io potevo lavorare con tranquillità facendo il mio lavoro. E così, un po' alla volta, ho dimostrato che quelle tracce erano di sangue umano, che erano tutte della stessa donna, e poi confrontando il profilo ottenuto dalle tracce con quello dei figli di Natuzza, ho dimostrato che quelle tracce erano di sangue ed erano di sangue di Natuzza. Lei ha detto che nel sangue di Natuzza ha trovato la fede. Nel sangue di Natuzza ho capito, più che nel sangue, nelle attività che ho svolto, ho capito tante cose. E quali sono le cose? Cioè la sintesi è che fede e scienza possono incontrarsi, basta capire quali sono i propri limiti. E quali sono i limiti? Che noi non possiamo dimostrare tutto. E la vita di Natuzza è proprio questo. La vita di Natuzza dimostra che ci sono delle cose che accadono, dei fenomeni che accadono e che a noi sfuggono. Quindi basta, le due strade si incontrano certamente, basta capire quali sono i propri limiti. Da uomo posso chiedere cosa le è rimasto? Io non sono più quello di prima. Io apparentemente la mia vita, nella mia vita non è cambiato nulla, però oggi se sono qui è forse proprio per testimoniare che dobbiamo parlare di Natuzza. Forse Natuzza è questo quello che vuole, che noi parliamo di lei e parlando di lei riusciamo a dare un minimo di speranza alle persone che ci circondano, perché questo è un periodo storico molto complesso. Rappresenta un punto di riferimento, un richiamo forte. Nella semplicità di questa donna, nell'umiltà di questa donna, risplende forte il messaggio del Vangelo. E quindi per la Chiesa, che non può vivere senza Vangelo, questa persona è un richiamo costante non a se stessa, perché in questo lei è stata splendida sempre, le testimonianze sono chiare, lei non richiama e non chiede un'attenzione su di sé, ma su quello che lei sta vivendo, che è la sua unione col Signore e quindi il suo condividerne il Vangelo, la buona notizia. Quindi è un forte richiamo questa donna e lo è particolarmente per tutta la Chiesa, certo, ma io direi in particolare per questa terra di Calabria, per la Chiesa di Calabria, ma direi per proprio la terra di Calabria, per ogni uomo e donna di buona volontà. Questa donna nella sua semplicità, ma anche con i tratti umani così forti di accoglienza, di attenzione alle persone bisognose e più fragili, e la sua determinazione nel dare tutta se stessa per il bene degli altri, ci indica una strada importante di rinascita per questa terra. È stato interessante questo confronto con la presenza di 3 vescovi e in particolare del cardinale Mimmo Battaglia, perché questa testimonianza sulla storia e sulla vita di Natuzza accenda in noi la passione e la santa invidia anche di poter fare nostra la storia che è stata sua, una storia di condivisione con le sofferenze di Cristo ma anche con la sua resurrezione. L'accoglienza, e questo è stato uno dei dati più importanti che abbiamo sottolineato oggi,
l'accoglienza di Natuzza per ogni singola persona che veniva a trovarla era in un certo senso la sintesi più immediata, più vivida, più plastica del fatto che davvero non solo il cuore di Maria è il rifugio delle anime, ma anche e soprattutto il cuore di Dio Padre è il rifugio di ogni anima che ricorre a Lui. E questo è un contributo bellissimo che Natuzza ci ha voluto lasciare. Credo che la storia di Natuzza Evolo sia la storia più complessa, più controversa, ma anche più affascinante della storia della Chiesa del Novecento. Prima o poi la faranno santa. Io ho la certezza che il Vaticano è già su questa direttrice, perché ci sono centinaia e centinaia di contributi scientifici, di testimonianze che portano a pensare alla santità di Natuzza. L'ho conosciuta 40 anni fa per la prima volta, è stata una grande emozione. 40 anni dopo continuo ancora a conservare l'emozione delle prime ore. Grazie a tutti della bellissima giornata di oggi. Avere la presenza di tre vescovi e di un futuro cardinale è veramente un'emozione e una soddisfazione enorme. E quindi veramente ringrazio veramente tutti quanti, il mio direttivo e tutti quanti per la bellissima giornata di oggi.
la gara è l'arbitro la signora Pittella di Crotone, assistente La Rosa di Vibo e secondo assistente Pace di Crotone. Adesso ci sarà il minuto di silenzio per la scomparsa del giovane Mattia. È finito il minuto di silenzio. Questa diretta è offerta dall'APD Brancaleone 1969, è iniziata la gara, riprese di Vincenzo Morello e la cronaca è affidata al sottoscritto Mimmo Toscano. Galletta Simone in profondità per Carbone, parte in posizione regolare, entra in aria, è defilato, va al tiro di sinistro e corno in due tempi, blocca. Positiva per la Paolana che adesso con Calomino batte in aria, movimento, attenzione, era rimasto da solo, non c'è fuorigioco, non aggancia la palla, Mazzotta va al cross adesso di testa, Gonzales mette in calcio d'angolo, scendono tutti i saltatori della Paolana. Di testa, attenzione, la palla rovesciata e la palla va fuori, rovesciata spettacolare. Ancora Angie per Gonzales, va al cross Gonzales, Carbone ha il problema di girarsi, attenzione, Carbone piazza la palla e para corno, grande occasione. Deve saltare anche Gatto, va a Guerrisi, si accentra Guerrisi, alza una bella palla per Carbone che realizza il gol del vantaggio, Brancaleone 1 Paolana 0, gol di Matteo Carbone al 19esimo e il Brancaleone passa in vantaggio. Momenti di confusione, lamentano un colpo di mano, un tocco con la mano di Carbone, a quanto abbiamo capito dalla mimica, ma riteniamo veramente difficile che l'assistente della Rosa, il primo assistente dall'altra parte del campo, abbia potuto vedere il colpo di mano, mentre il secondo assistente, che è l'assistente della parte di campo dove attacca il Brancaleone, non ha notato nulla di strano. Vediamo adesso cosa decide la signora Pittella. Adesso Vitale della Paolana dice dobbiamo giocare, prendere una decisione, non c'è, gol annullato e qui siamo veramente in un'epoca di VAR. Adesso il dirigente del Brancaleone viene ammonito per proteste. Questa volta va Galletta, palla sul secondo palo, sempre per Carbone che mette indietro, girata di Bezza. Va Simone Galletta sul primo palo, prolunga di testa Godano, alto. Chiamato lo schema, l'abbiamo sentito da mister Marcianodi. Palla verso Godano che questa volta viene fermato. Vediamo cosa... calcio di rigore per il Brancaleone e quindi tutto è pronto per la battuta. Godano sguardo a terra, molto concentrato, zero rincorsa quella di Godano. Vedremo cosa farà, se farà qualche passo indietro. Sì, lo fa, adesso guarda corno contro Godano, parte Godano, palla in parata da corno. Va al tiro Vitale, palla che finisce abbondantemente fuori. Ha un buon calcio e infatti fa finta a Mazzotta tira, palla deviata, attenzione, momenti. Andare per Matteo Carbone, veloce Gonzales, centralmente per Godano, Miceli è più veloce, però Godano riesce a resistere alla spallata, mette al centro, non c'è nessuno sul secondo palo, stava arrivando Guerrisi, è pronto Guerrisi, palla sul secondo palo, viene tirato, attenzione, non riesce D'Agostino sul secondo palo, c'è stata una trattenuta anche, abbiamo visto una maglia rimbalzata e D'Agostino non è riuscito a deviarla. Si rallenta Guerrisi, si accentra, va ancora sulla fascia e va al tiro e para corno. E in questo momento la signora Pittella di Crotone sancisce la fine del primo tempo. La seconda frazione di gioco, le squadre sono schierate in campo. Se ne va Sant'Angelo, Mazzotta per Sant'Angelo, Sant'Angelo mette la palla dentro per l'inserimento di Angotti, palla per Calomino che calcia male, Angotti su di lui
alla fine arriva su Gatto, Gatto per Guerrisi, Guerrisi si accentra, palla in profondità per Angila, mette dentro sul secondo palo, arriva Carbone di testa ed è Miceli sulla linea e poi corno, occasione clamorosa per il Brancaleone al 13° del secondo tempo. Parte Sant'Angelo, attenzione, c'è gol! Gol della Paolana al 28° con una bella punizione di Sant'Angelo che la mette dove non può arrivare Morabito. E è un'espulsione per il Brancaleone, c'è un cartellino rosso mi sembra per Carvaglio, forse ha protestato. Eh sì, quindi rosso per Carvaglio. Punizione ancora per la Paolana, defilata Mazzotta di testa vitale. Questa poteva essere una buona occasione. Gonzales. Ancora Gonzales alla fine semaforico. Attenzione, vince un rimpallo Angotti e realizza il gol del 2-0. Qui c'è stata sicuramente una svista, un errore difensivo. Bezza ha lasciato la palla a Morabito, Morabito ha rinviato su Angotti e c'è il gol del 2-0. Si incaponisce Libri, alla fine la palla arriva ad Angotti che ha la possibilità di servire sulla destra, va via. Morabito lo ferma in qualche modo, Angotti poteva dilagare, portare sul... Palla per Martello, di prima Angotti centralmente per Martello che va via, mette dentro Gonzales, riesce a coprire, a evitare il terzo gol. E in questo momento, dopo 4 minuti di recupero, finisce la gara che lascerà sicuramente molti strascici perché... un Brancaleone che non meritava assolutamente la sconfitta come calcio giocato, una Paolana che è stata cinica e ha approfittato di, delle poche occasioni capitate e senz'altro una terna arbitrale che lascerà molto discutere.